La donazione degli organi risulta da due componenti. Una è l'efficienza del sistema sanitario, l'altra è la propensione della popolazione generale a dire sì alla donazione degli organi. L'uno senza l'altro non funziona, bisogna agire su tutte e due le componenti. Quindi, per promuovere la donazione degli organi occorre efficientare, come si dice con un brutto termine, il sistema sanitario e dall'altro lato informare correttamente la popolazione sul fatto che la donazione degli organi avviene solo dopo quando si sia accertato senza alcun dubbio che l'individuo a cui chiediamo di donare gli organi è deceduto. Oggi noi non possiamo assolutamente immaginare di poter fare buona assistenza sanitaria in area medica, in area chirurgica, nell'area dei trapianti, se non abbiamo un supporto di materia trasfusionale che è non sostituibile altrimenti. Oggi, se parliamo di autosufficienza intesa in termini di equilibrio, la regione Sicilia è una regione che ha praticamente un'attività di raccolta assolutamente commisurata a quello che è il fabbisogno. La bilancia è assolutamente in equilibrio. Dobbiamo però considerare un aspetto peculiare della nostra attività assistenziale che deriva dal fatto che noi garantiamo anche assistenza ai pazienti talassemici, cioè supportiamo i pazienti talassemici nella terapia trasfusionale che devono praticare con una certa frequenza e quindi rispetto a quelli che sono gli standard, mettiamola così, abbiamo bisogno di un surplus. Oggi il sistema si è in equilibrio, però sicuramente dobbiamo guardare avanti, perché l'autosufficienza è qualcosa che va innanzitutto costantemente promossa, monitorata, bisogna introdurre azioni correttive, anche perché le esigenze col passare del tempo cambiano. E attraverso le associazioni donatori di sangue, attraverso le associazioni donatori di midollo osseo, si può portare un maggior numero di donatori già iscritti, di donatori abituali, ad aderire anche al progetto donazione midollo osseo. È un percorso semplice a dirsi, più complesso poi nel portarlo avanti di fatto. C'è tutto un concerto di enti, il Centro Regionale Trapianti, il Registro dei Donatori di Midollo Osseo, i servizi trasfusionali, le associazioni donatori che devono essere coinvolte. E questo processo lo abbiamo iniziato da poco in Sicilia perché è previsto appunto che attraverso i centri trasfusionali si creino quelli che sono definiti i poli di reclutamento, che hanno la gestione del donatore, e attraverso loro l'invio ai centri donatori veri e propri del campione di sangue per la tipizzazione HLA e poi successivamente, in caso di chiamata, per la raccolta delle cellule staminali.